E oggi ci sono tante persone, oggi è la festa di Santa Rita, qua a Palermo è molto devota, ci sono molte devote che vengono da tutta Palermo e dintorno. La chiesa è dedicata a Sant'Agostino, che non è una chiesa ma è un convento, il convento che ospitiamo Santa Rita da noi. Tutti portano rose, ma perché? Perché è la santa degli impossibili, Gesù gli ha voluto donare questa rosa in segno del suo amore. Palermitano è fedele. Fedelissimo, perché narra che Santa Rita è la santa degli impossibili, detto tra virgolette è aggiustamariti, così la chiamano. Qua vengono migliaia di persone, la prima messa inizia alle 6 di mattina e la chiesa è piena fino a stasera alle 22. Cioè, noi stiamo cercando in tutti i modi di fare tutto con molto, molto ordine, ognuno ha il proprio ruolo e quindi ognuno di noi fa il servizio rivolto a Santa Rita e a tutti i fedeli. È proprio totalmente diverso rispetto agli altri anni, agli altri giorni, perché proprio è il giorno dedicato alla santa, che per noi è la santa dell'impossibile e dei miracoli, ed è molto seguita dalla popolazione, è molto amata tra l'altro. Cosa ha chiesto a Santa Rita? Tanta grazia, salute e il lavoro che manca. Santa Rita è davvero la santa dell'impossibile? Assolutamente sì. Se dovessi chiedere una cosa a Santa Rita? Tanti soldi. Sei l'impossibile, davvero. Tanti soldi. Santa Rita, grazie a marito. Che significa? Significa che è qualcuno che magari si sente che il marito non la corteggia bene e allora, visto che non la corteggia bene, lei se ne va da Santa Rita a chiedere la grazia che il marito si avvicini di più. I palermitani sono davvero fedeli a questa santa? Sì, sicuramente, assolutamente sì. È una santa che a quanto pare fa i miracoli e salva tanti matrimoni che magari stanno mezzi falliti e riesce a salvarli. Le persone, ci piace la tradizione e si va avanti così.